forti, se li vedete, sono tutti quanti uguali, proprio perché ho fatto un progetto, ho una tipologia costruttiva, la replicavano in base alla dimensione del forte dell'artiglieria che ci devono andare a montare dentro. Al campone, cioè, sì, esatto. Un lato è sul precipizio e l'altro lato è quello disteso con la fossata. Tutte quante a forma o quadrata o trapezoidale, di base in tempo. Avevano fatto un progetto e lo replicavano in base. Siamo volontari FAI, il FAI come ben sapete è appunto un ente che si occupa della promozione, della cura, della tutela di beni, attualmente sono 60 i beni sparsi comunque in tutta Italia e 30 aperti al pubblico e oggi siamo qui per fare questa bella visita al sorteo Gli Astri e quindi il nostro intento è quello di riqualificare questo forte perché è stato comunque abbandonato per un bel po' di tempo e quindi vorremmo riprenderlo e cercare non solo di farlo conoscere al pubblico ma anche magari per organizzare eventi anche culturali. Iniziamo a capire un po' com'è andata la storia del forte. Immaginiamo che comunque nasce come base militare a fine 800. Adesso un pochettino vedremo pure a chi è intitolato e cos'è. Viene demilitarizzato intorno agli anni 60. A quel punto viene passato in concessione al demanio. Sta per lungo tempo, è in stato di abbandono. A inizio anni 2000 all'incirca, o nel 98, visto un po' questa fascia di tempo, viene dato in concessione al comune. Vengono fatti dei primi lavori di restauro. Infatti non so se qualcuno di voi ci ha fatto caso, ma in fisso, diciamo, prima dell'ingresso c'è una targa commemorativa che tra il 2005 e il 2008, con i finanziamenti del progetto Urban Italy, si era provveduto a dare un nuovo volto a tutto il forte. Molti degli elementi che vediamo oggi, come per esempio quella che una volta era una caffetteria, un'altra struttura che vedremo, sono state praticamente aggiunte quando si è provveduto a fare questa prima rifunzionalizzazione, riqualificazione del forte. Poi, per un paio d'anni è stato luogo per attività sociali e culturali e poi è andato in disuso. Adesso anche la nostra giornata di oggi, e chiaramente quella di domani, è una delle tappe del processo di rientro in questo forte, in maniera tale che comunque venga rivissuto e messo a disposizione della comunità. Come abbiamo detto, siamo a Forte Gli Astri, una delle 13 fortificazioni costruite a fine 800. Perché costruite a fine 800? Perché siamo nel periodo in cui praticamente lo Stato il Regno d'Italia si è appena formato. C'era la necessità di avere un controllo sul territorio, di assicurare una supremazia sullo stretto. Lo stretto era ancora a fine 800, prego venite, seguitemi, una base strategica. Proprio per questo, sulle due sponde, vi prego un pochettino di entrare a gruppi qua, magari dico perché naturalmente è piccolissimo, proprio per questo era contingentato. Vengono costruite sulle due sponde le fortificazioni umbertine, intitolate proprio Umberto I di Savoia. Come vedete, tipo, abbiamo diverse tipologie di forte. Adesso oggi siamo in un forte di piccole dimensioni. Infatti questo forte lavorava insieme al suo gemello, vedete, noi siamo qui. Più a monte abbiamo il forte Sagliachidu, che è un forte di grandi dimensioni. La differenza principale tra questo forte e quello che c'è un po' più su, oltre la stazza, chiaramente la sua massa, era anche il tipo di artiglieria che veniva montata. Qua c'erano degli obici un po' più piccoli, adatti per il tiro sub-orizzontale, mentre gli altri tiravano un po' a parabola e andavano a colpire le navi dall'alto verso il basso, mentre questo dava un taglio tipo al proiettile che era più laterale. Quindi, come vi dicevo, costruite a fine 800, inizialmente intitolati in relazione al toponimo, in questo caso ho gli astri perché questo in passato era un luogo di coltivazione in cui poi comunque loro quando vennero qui a trovarlo oramai erano quasi tutti ulivi selvatici, agli astri il toponimo originale e prende il nome tutta la collina fondamentalmente. Successivamente, durante il periodo anche del fascismo, tutti questi forti che prima avevano il nome del toponimo vengono intitolati a dei sorta degli eroi di guerra. Eroi di guerra, in questo caso specifico, abbiamo Vittorio Bottego. Perché Vittorio Bottego è importante? Perché sempre secondo gli accordi che c'erano a fine 800 nella triplice alleanza, che cosa succede? Germania e Italia e il Regno d'Italia avevano un'esigenza fondamentale: andare a espandere il proprio impero per essere competitivi con le forze dell'epoca che erano le maggioritarie, Francia e Inghilterra. Vittorio Bottego che fa? Nasce in Italia, ovviamente, è di Parma, figlio di medico, quindi anche abbastanza benestante, intraprende la carriera militare, anche lui artigliere,
come il caso di Masotto, che oltre a esserci la batteria c'è anche la statua sulla zona, diciamo, della, scusatemi, della, oddio, della, della fiera, o anche il generale Cavalli dell'altro, dell'altro forte. Svolge le sue funzioni proprio di esplorazione nel Corno d'Africa, e proprio durante una di queste missioni, come succede un po' a tutti, chi proprio in guerra o chi magari in delle schermaglie, viene ucciso. Viene principalmente ricordato perché aveva la passione per la botanica, e uno dei suoi lavori principali era legato anche all'archiviazione delle specie che andava un attimino a vedere in questi luoghi che all'epoca erano ancora, diciamo, vergini. E da qui, negli anni 20, viene scelto di intitolare questo forte alla sua memoria. Adesso seguitemi, vi faccio vedere dei piccoli particolari. La guardiamo, lo guardiamo qua da fuori. Una cosa interessante da notare è che, per quanto all'interno di questo forte, nei lavori di ristrutturazione, si sia cercato di mantenere il quanto più possibile l'archetipo originale, che cosa notiamo? Questo, come tutti quanti i forti che vennero costruiti a fine 800, è una tipologia di forte che viene definito ipogeo. Perché? Perché doveva essere totalmente mimetizzato nel territorio. L'esigenza all'epoca era sparare sulle navi, ancora non c'era aviazione, quindi l'importante era che fossero mimetizzati con la campagna. Tutti gli eucalipti che adesso vedremo qui sono stati costruiti, sono stati messi e insediati successivamente proprio per rispondere all'esigenza di celare quella che poi era diventata una polveriera, ma non più un forte, perché effettivamente non veniva utilizzato dal punto di vista militare, dal volo degli aerei. Quindi vedete, tutte quante le pietre che sono insediate qua dentro sono quasi tutte pietre naturali. Abbiamo calcari, poi vedremo basalti, vedremo pietra lavica, perché fondamentalmente era la più resistente per il piazzale d'armi. Qua molto spesso sostavano anche i cavalli o i carri, quindi era una delle rocce più resistenti che avevano all'epoca. Costruito in maniera tale da poter essere messo a piè d'opera proprio mentre c'erano gli scavi del luogo, e mimetizzato nell'ambiente. Quelle là praticamente comunicavano con il resto del piazzale, da lì venivano passati i proiettili agli obbici, che adesso andremo a vedere dall'altra parte. Queste strane finestrelle che trovate qui, perché ci sono? Perché effettivamente l'unica esigenza che poi aveva questo forte era quella di essere difesa dagli ipotetici attacchi di terra. Attacchi di terra che quindi potevano arrivare dall'unico fronte esposto. Non a caso abbiamo un fossato solo da questo lato, e queste finestrelle erano progettate praticamente per i fucilieri in maniera tale che si potessero mettere in posizione di punta con ordini differenti di mattoni, in maniera tale che difendessero il più possibile il corpo e lasciassero a loro la visuale sull'esterno. Poi altre esigenze di difesa non ne avevano. I mitraglieri, in maniera tale che potessero difendere il fossato. E cominciamo ad andare verso la funzione principale che aveva questo forte, perché, per come vi ho detto, anche se effettivamente non fu mai necessario sparare colpi di cannone da queste postazioni, effettivamente questi forti erano progettati per questo. Quindi, finita qua la piazza d'armi, adesso prendiamo questa rampa e ci avviciniamo a dove effettivamente erano posizionati gli obici. Il forte Ogliastri poteva contare su 6 pezzi di artiglieria più 2 cannoni mobili. Come vi dicevo, tutti quanti i pezzi di artiglieria venivano, scusate, tutti i proiettili venivano montati a piè d'opera qui, confezionati e passati agli artiglieri. Che cosa succedeva? Adesso qui dovete lavorare un pochettino di immaginazione. Questo qua perché? Perché, come vedete, sono stati insediati degli elementi che non erano più quelli originari. Qui naturalmente il forte finiva. Queste stanze c'erano perché anche queste erano polveriere. Quindi, come vi dicevo, vedete queste finestrelle? Da qui i proiettili confezionati venivano passati e portati alle postazioni di tiro. C'era un basamento cilindrico che era la base del telemetro. Il telemetro era lo strumento che veniva utilizzato per prendere, diciamo, la misura, la distanza alla quale stava passando l'ipotetica nave che bisognava cannoneggiare. Quindi c'erano il telemetrista e un misuratore messi qui, che misuravano sia l'angolo in verticale che quello in orizzontale e davano, diciamo, la direzione di sparo. Immaginate che tutto questo fronte era scoperto, queste bocche erano chiaramente aperte perché qua c'era calato il cannone e sparava.
tutto quello che c'è dopo, chiaramente all'epoca non esisteva. Ora poi vi porterò in un punto dove vedrete grosso modo qual era il punto di vista. Ricordiamoci una cosa, che comunque questo forte non era continuamente abitato, ma c'erano semplicemente dei piccoli locali adibiti con dei giacigli, e benché potessero stare qui all'interno circa 200 uomini di 200 di questi gruppi, effettivamente non risulta che ci fosse un dormitorio o qualcosa del genere. C'erano delle riserve idriche d'acqua, e sicuramente vi sarà capitato sul prospetto all'ingresso di vedere che ci sono dei canali, quindi le acque venivano raccolte dalla terrazza e convogliate in basso. Adesso vi porto a scoprire il mistero e immaginare un pochettino qual era la visuale che avevano gli artiglieri. Questo adesso qui praticamente vi dà un pochettino la misura e la dimensione di quello che realmente loro andavano a puntare a vedere, perché come vi dicevo, i pezzi di artiglieria che erano montati qui servivano principalmente per difendere l'invasatura del porto. Consideriamo sempre una cosa, che avendo scelto di costruire i forti sia sulla sponda siciliana che su quella calabra, l'obiettivo all'epoca era quello di difendere l'intero stretto. Quindi noi vediamo tutt'oggi che ci sono strutture fortificate che vanno dal Forte Campone, che è sul territorio di Villafranca, e si vanno a spingere fino al più a sud, fino all'Arderia. La stessa cosa succede con i forti antistanti in Calabria. Vedete pure tutta quest'area, tipo è un giardino che è di pertinenza adesso effettivamente del forte, che va recuperato, per carità. Oggi è semplicemente un piccolo passo, giusto per farci una visita. Signora, mi scusi, forse è meglio che no, se la deve perdonare, però... delle polveriere, poi qui fondamentalmente hanno realizzato delle sorte di casamatte, quindi anche in caso di bombardamento era il solaio stesso di copertura che doveva reggere l'impatto. Quindi oltre paradossalmente la forma, perché la volta a botte un pochettino aiuta a scaricare, diciamo, l'energia di impatto del proiettile, hanno pensato bene di rinforzarlo. Prima vi dicevo del recupero delle acque, là vedete uno dei tanti canali, ma ci sono un po' su tutta la facciata, che fungevano a questo scopo.